Proprio perché siamo inseriti nella storia, non possiamo dimenticare ciò che tanta gente sta vivendo, in varie località del mondo e tutta la sofferenza che questa assurdità della guerra sta portando. Ecco, custodiamo tutto questo in questa mattinata di condivisione tra noi. La figura di Paolo, l'apostolo delle genti, Paolo che ha sempre considerato il lavoro sotto due aspetti, il primo il lavoro apostolico e il secondo il lavoro manuale. Ci ha sempre tenuto, lo leggiamo nei suoi testi, lo percepiamo dalla sua biografia come questi due aspetti hanno caratterizzato la ferialità della vita di Paolo. Perché Paolo nei giorni feriali lavorava e poi il sabato in altre occasioni particolari proponeva l'Evangelo di Gesù Cristo. E scrive proprio così: noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. E San Giovanni Crisostomo, contemplando e leggendo i testi di Paolo, scrive: Paolo preferiva la morte alla vita, la povertà alla ricchezza, e desiderava assai di più la fatica che non il riposo. Confronto con un vescovo da parte della gente, c'è un bisogno forte. Anche ieri sera di domande, anche di contestazione. Abbiamo dimenticato la parola contestazione, che invece è una cosa buona, perché contestare, criticare, aiuta, giova. Poi sono cresciuto a San Michele, quindi lì sono esperti, ma l'idea appunto che ci sia qualcosa che mette in discussione. Perché si ricerca una comunione però, chiamato all'amore, caspita, la vocazione all'amore di un anziano, di noi che siamo custodi e trasmettitori della fede alle giovani generazioni, è importantissima. Nella preghiera, l'Arcivescovo sottolinea questo, aggiungo anche il fatto, e ne parla anche lui, che se diventiamo vecchi, nostalgici di un cristianesimo che non c'è più, sterili pessimisti, perché ai miei tempi, una volta sì che c'era più fede, quando c'era Don Luca l'oratorio era pieno. Queste scemenze non producono niente. Che poi 100 anni fa ci fosse più fede è tutto da vedere. C'era un prete cattolico che celebrava la messa di qui e 300 metri più avanti un prete austriaco che celebrava la messa e tutti facevano la comunione, c'era fede. Poi si ammazzavano. Che bella fede. Forse è meglio adesso, no?